Ciao ragazzi, benvenuti su Gatsby Drums. Oggi sono in compagnia di questa mini batteria, come potete vedere anche da questa camera qui in alto. È una batteria molto piccola ed è la Yamaha DTX452K. Voglio spiegarvi e raccontarvi un po' questa batteria, perché è una batteria molto interessante secondo me, perché è super piccola, che quindi tiene poco posto in casa. Volendo si può utilizzare anche live, ma secondo me la cosa migliore, la peculiarità di questa batteria è che è perfetta per essere utilizzata in casa per studiare, eccetera. Vi racconterò un po' di questo modulo, vi racconterò un po' di come è fatta, tutto quanto, ma tutto questo dopo la sigla. Ragazzi, stoppo solo un secondino il video per dirvi una cosa troppo importante, perché ho registrato il video sulla batteria, poi l'ho montato e tutto, ho fatto tutto quanto e poi ho scoperto una roba fighissima di un'integrazione che ha questa batteria con due app del cellulare. Quindi ogni tanto in questo video entrerò proprio a gamba tesa, stopperò il video e vi parlerò di queste app e dell'integrazione perfetta che hanno con questa batteria. Beh, ci sono un po' di cose che si possono fare dal modulo, dopo vi spiegherò, si possono fare dalla batteria, ma si possono fare in maniera ancora più semplice con l'app. Quindi, dato che l'ho scoperto, devo dirvelo apposta. Questo solo per dirvi che appunto ogni tanto entro e vi spiego qualcosina. Tutto qua. Adesso posso mandare la sigla. Allora, per prima cosa voglio ringraziare strumentimusicali.net e Yamaha per avermi mandato questa batteria in prova. Allora, partiamo subito da come è pensata e strutturata questa batteria, proprio fisicamente. Cioè, allora, abbiamo i pad che sono pad normali senza pelli mesh, in realtà un pochettino morbidini al tatto, quindi anche come suono non è niente male, nel senso come sensibilità, come tipologia di rimbalzo. Non sono come le pelli normali, diciamo, però comunque non è male, non è male, non è battere su un pezzo di legno. Pad che sono attaccati proprio al rack, quindi non abbiamo la possibilità di modificarli più di tanto se non in ruotandoli in questo modo qua. Stessa cosa per quanto riguarda il timpano, pad rullante invece che è modificabile, perché possiamo girarlo, fare, ruotare, eccetera. Questa cosa può sembrare una cosa scomoda, in realtà è molto comoda perché ci permette di avere tutto in modo molto stretto. Quindi nel momento in cui abbiamo la batteria in casa, con un metro quadrato noi possiamo far stare la nostra batteria tranquillamente. Se vogliamo chiuderla, basta che facciamo track. Questa cosa qua, che adesso non farò perché sennò poi la devo riaprire e si cambiano tutte le cose, ma basta che la chiudiamo in questo modo e lei tiene tanto spazio così. Quindi è veramente una figata questa cosa, secondo me, di questa batteria, che non tiene spazio. Quindi la possiamo mettere ovunque, anche nell'appartamento più piccolo che ci sia. Questa batteria ci sta. Abbiamo tre pad normali, un pad che è il pad rullante, intanto vi metto le cuffiotte, che ha tre possibilità, cioè pad normale, rimshot e crosstick. Poi abbiamo tre pad piatti, ovviamente Charleston, crash e ride con la campana. Come potete vedere, il ride ha anche la campana. Per quanto riguarda i suoni, per quanto riguarda un po' tutta la batteria, diciamo, dobbiamo rifarci tantissimo a questo modulo. Come suoni? Allora, super semplice. Questa batteria è veramente molto semplice, nel senso abbiamo 10 tipologie: pop, pop 2, rock, rock 2, metal, funk, hip hop, EDM, jazz, latin. Quindi in base al genere che vogliamo fare, i suoni che vogliamo, basta che schiacciamo e suoniamo. Vogliamo fare rock? Rock 2. Poi ovviamente adesso sto utilizzando i suoni come sono, volumi come sono, è tutto customizzabile. Funk, un po' più. Ting. Eccolo qua.
Molto interessante. Poi andiamo sugli ultimi quattro, che sono quelli un po' più particolari, ad esempio EDM. Oppure jazz. Adesso c'è il ride un pochettino alto, però come potete vedere abbiamo i suoni che vogliamo. Questa è una parte sicuramente importante di questa batteria. I suoni secondo me non sono male, contando che è una batteria comunque di fascia economica. E qui vi blocco un attimino, perché appunto c'è un'applicazione di Yamaha che ci permette di fare tutto quello che abbiamo fatto adesso, cioè di cambiare i suoni istantaneamente anche col cellulare. Questa app di Yamaha si chiama DTX Touch e come potete vedere ci permette di decidere i suoni che abbiamo. Sono gli stessi: pop 1, pop 2, pop 3, rock, EDM, funk, jazz, tutti quanti direttamente dal cellulare, quindi basta scrollare in modo super veloce e abbiamo direttamente un altro suono. Oltre a questo abbiamo la possibilità poi anche tramite sempre quest'app di modificare tutto quello che vogliamo, cioè tutti i parametri, sensibilità, suoni, tipologie, volume, eccetera. Quindi tutto tramite app, non dobbiamo più andare sul modulo a cliccare tutto quanto, lo possiamo fare, ovviamente è comodo anche col modulo, ma con l'app devo dire che è tutta un'altra storia. Quindi è gratuita questa app, scaricatela, la collegate direttamente alla batteria e poi fate tutto quanto quello che volete. La cosa secondo me importante però di questa batteria è per la questione studio, nel senso che prima cosa noi abbiamo il metronomo, ovviamente, che possiamo andare a inserire. E possiamo ovviamente fare suonare il metronomo alla velocità che vogliamo, basta che teniamo premuto, clicchiamo tempo più o meno e andiamo a decidere il tempo che vogliamo. Non c'è lo schermetto perché tutti i numeri ce li fa vedere direttamente qua, ad esempio se ci deve far vedere 123 si illuminerà 1, 2, 3, 123, molto semplice. E poi intanto c'è una voce che ci dice anche 300, 300 forse troppo, 300. 87. Ah, ok, mi piace già un po' di più. Altra cosa, song. Qui siamo sul jazz, quindi song jazz. Voglio song pop. Questa è la mia song, la mia canzone. Con la batteria io posso schiacciare drum off. Voglio cambiare metal? Voglio il metronomo? Quindi sicuramente è molto interessante questa cosa delle canzoni. Passiamo adesso però al training. Quindi cliccando qui vado su training e ho 10 possibilità per studiare. Dal rhythm gate, che sono la 1 e la 2, in cui ho rhythm gate per quanto riguarda parte binaria, quindi ottavi, sedicesimi, o rhythm gate per quanto riguarda parte ternaria. Qui, se io vado a cliccare ad esempio rhythm gate 1, la batteria andrà a suonare solo nel momento in cui sono a tempo. Quindi se sono a tempo e suono più o meno in mezzo tra questi 4 LED qui, suona, altrimenti non suona, sentite. Così io sono a tempo, però non suonare un po' fuori tempo.
E tra l'altro mi dice anche se sono in ritardo o se sono in anticipo, sempre con i LED. Great. Ah, ecco, poi mi dà anche un voto, che in questo caso è 7, perché alcune volte sono andato un pochettino fuori. Però all'inizio c'ero, quindi tutto a posto. Stessa cosa, la possiamo fare in terzine, oppure, ad esempio, possiamo avere Song Pad Gate, in cui ci sono delle parti di canzoni che vengono suonate che noi dobbiamo ripetere. Se le ripetiamo sbagliate la batteria non suona, se le ripetiamo giuste la batteria suona. E tra l'altro queste canzoni, ci sono anche dei PDF per queste canzoni che trovate tutti quanti sempre all'interno dell'app DTX Touch, perché andando sulla sezione Challenge trovate tutti quanti i generi. Se ci cliccate sopra potete guardare il movie, cioè la lezione video direttamente dei vari groove eccetera, e poi andando sopra potete trovare proprio sul vostro cellulare la partitura con tutto scritto. La potete far partire direttamente dall'app e sentendola poi sulla batteria, e avete tutto quanto. È fighissimo, perché voi potete avere il vostro cellulare lì piazzato e andate a leggervi la partitura tranquillamente, avete tutto scritto, fate partire e stoppate quando volete, tutto dall'app. In più, ovviamente, dato che ne ho parlato prima nel video e poi ne parlerò anche dopo, la questione training c'è sempre sull'app. Se voi andate qua in mezzo, cliccate su training, avete rhythm gate in terzine, dynamic gate, song pad gate, cioè tutti quanti i training, le tipologie di training su cellulare. Quindi anche in questo caso quello che può fare il modulo lo può fare anche l'app. È la stessa cosa, ma con l'app è molto, molto, molto più semplice. Quindi, vi ho spiegato un po' di training, delle cose che può fare, la batteria, le può fare tutte quante, adesso andiamo avanti però con le altre cose di training che può fare. Abbiamo Measure Break, che è la numero 6, che è molto interessante perché noi possiamo andare a fare un tot di misure col metronomo, un tot di misure senza. Come facciamo? Andiamo a cliccare, tenere premuto 4 per dirgli 4 battute e poi decidiamo quante misure con e quante misure senza. In questo caso avremo 3 misure con il metronomo, una misura, la quarta misura, senza metronomo, perché come potete vedere il LED è un po' più, come si dice, un po' più lieve come colore. Andiamo! Excellent. Excellent. Fantastic. Fantastic. Ok, in questo modo qua. Tra l'altro per il tempo, se volete, oltre a questa batteria, ho fatto anche un corso che si chiama Padrone del Tempo, lo trovate sotto in descrizione, giusto perché mi è venuto in mente adesso, mentre facevo queste cose coi click. Andando avanti abbiamo tantissime possibilità, ad esempio il training numero 7, abbiamo change up, cioè che dobbiamo cercare di partire dalle note da due quarti fino ad arrivare alle sestine, in questo modo. Ad esempio, scegliamo di utilizzarle tutte. Quarti. Terzine di quarto. Ottavi. Terzine. E lui mi dà la votazione. Excellent. 9. Quindi, allora, in generale... No. Vai indietro. Ok. Quindi, in generale, la cosa è che questa... Ah, ecco, questa qua volevo farvi vedere. La numero 9. Numero 9, 60 secondi. E voi, quando partite a suonare, lui comincia a contare quanti colpi fate. Quindi, tipo Guinness World Record. Guardate. Non lo farò, ma comunque... Alla fine ti dice anche 49.
quanti colpi hai dato, quindi proprio tipo Guinness World Record. Quindi allora ragazzi, questa batteria qui mi sembra sia una batteria ottima per chi vuole studiare, per chi ha bisogno di una batteria a casa, per chi ha bisogno di una batteria che non costi troppo ma che comunque sia abbastanza prestante e affidabile. Soprattutto Yamaha ovviamente è un marchio super affidabile, e a me questo schermetto qua, questo modulo qua piace veramente tanto. Mi ricordo che avevo un allievo anni fa, sarà 6 o 7 anni fa, che aveva questa batteria qua e a lezione ci prendevamo benissimo con questo modulo, perché dicevamo, cacchio, ha tutti questi LED che sono molto intuitivi, super semplici da utilizzare, e poi puoi fare praticamente tutto, nel senso non è una cosa complicata, non puoi fare cose complicate, ma secondo me è proprio la forza di questo modulo, di questa batteria. Cose semplici, le cose che servono, i suoni comunque sono abbastanza carini alla fine, magari nel momento in cui andiamo un po' più su di velocità si perde un po' la questione della sensibilità eccetera, ma non è pensata per simulare una batteria acustica questa qua, quindi i suoni secondo me sono carini. La parte di training è molto interessante, tra l'altro non ve l'ho detto ma nel training la numero 10 è recording, quindi potete anche andare a registrare direttamente. E parlando di registrazione, entro di nuovo a gamba tesa con il cellulare in mano, con un'altra maglia, sembra che quando entro in questa parte del video sembra un'altra persona, ma comunque per parlarvi dell'altra app di Yamaha, sempre collegato alla registrazione, perché questa app si chiama Rec and Share, perché ci permette di, per prima cosa, praticare, cioè studiare con il click, andare a inserire delle canzoni all'interno del cellulare e poi suonarci sopra, registrarci, quindi registrare la nostra batteria e la canzone che abbiamo messo, il metronomo, così almeno possiamo andare a registrare una cover. Intanto mi è arrivata una notifica, ma vabbè, possiamo andare a registrare una nostra cover, un'altra notifica, allora adesso metto in aereo così siamo a posto, ecco, e infine andare a condividerla sui social. Share, appunto, like and share, perché possiamo registrare e poi andare a condividere sui social la nostra cover direttamente dall'app del cellulare. Quindi è una cosa sicuramente super semplice, intuitiva, perché è molto semplice come app, ma come in generale le app Yamaha, anche quella di prima, molto molto semplice e soprattutto veloce. Quindi, a me piace molto questa batteria, la consiglio sicuramente a chi ha bisogno di una batteria appunto da tenersi in casa, chi magari comincia e vuole una batteria che funzioni bene, che sia solida anche proprio come batteria e tutto, pad della cassa che secondo me è molto carino, vi danno tutto tra l'altro, a parte il seggiolino, il tappeto e le bacchette, per il resto avete tutto quanto, anche i due pedali, pad della cassa che si può avvitare, nel senso con le viti si può saldare al tappeto, oppure secondo me la cosa migliore è avere un tappeto e posizionare questa batteria contro il muro, in modo tale da mettere il pad della cassa contro il muro e non si muove di lì, così almeno non rischiate che cammini, eccetera eccetera. Detto questo ragazzi, basta, questa batteria mi ha convinto decisamente, molto interessante per chi ha bisogno di una batteria economica, che voglia studiare, che voglia migliorare e anche chi ha poco spazio in casa. Questa batteria, come vi ho detto, avete tanto così di spazio, lei ci sta, massimo male che vada la chiudete e tiene tanto spazio così. Quindi con questo ragazzi il video finisce qua, io voglio ringraziare ancora tantissimo strumentimusicali.net e Yamaha per avermi mandato questa batteria da provare, e basta. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, di andare qui sotto in descrizione dove trovate tutti i link per questa batteria e tutte le batterie di Yamaha, per andare a scaricare i PDF delle song di Yamaha, e basta, volendo avete anche i link ai miei corsi se vi piace come spiego e tutto quanto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!